oggi abbiamo dato esecuzione a questa ordinanza di misure cautelari sia personali che reali emessa dal GIP di Napoli Nord. L'indagine ha ad oggetto due gruppi criminali che però avevano, diciamo, delle zone di operatività in comune. 140 militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Caserta hanno dato esecuzione a 34 misure cautelari, 10 in carcere, 7 ai domiciliari e 17 obblighi di dimora disposti dal GIP del Tribunale di Napoli Nord nei confronti di una agguerrita consorteria criminale con base nell'Acro Aversano che in pochi anni ha emesso migliaia di fatture false a beneficio di 643 aziende edili con sede prevalentemente in Campania ma anche nelle Marche, Toscana, Emilia-Romagna, Lazio ed Umbria. Impressionante viene definito il giro d'affare illecito. Ce lo spiega nella nostra intervista esclusiva il comandante del gruppo della Guardia di Finanza di Aversa, Michele Doronzo. Le indagini sono iniziate nel 2015, sono durate un paio d'anni e hanno avuto ad oggetto un arco temporale molto più lungo dal 2009 al 2016. Sono stati all'indagine attraverso intercettazioni telefoniche, accertamenti bancari e indagini strettamente tributarie hanno consentito di svelare due associazioni criminali attive nella sistematica emissione di fatture per operazioni inesistenti a favore di 643 società beneficiarie che in tal modo riuscivano a godere dei risparmi d'imposta dovuti ai maggiori costi contabilizzati e dell'IVA a credito, costituendosi così dei fondi neri da destinare a svariate attività per lo più illecite. Quindi si parlava di, diciamo che in tutto questo era coinvolto anche un banchiere, mi pare. Sì, il banchiere era al servizio dell'associazione criminale con il ruolo di gestire i conti correnti bancari e ricevendo allo scopo disposizioni anche telefonicamente ed omettendo segnalare le operazioni sospette alle autorità competenti. Quante regioni erano coinvolte in tutta questa operazione? È coinvolto tutto il territorio nazionale, c'è una prevalenza nelle regioni Campania, Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Lazio, però le 643 società beneficiarie sono dislocate su tutto il territorio nazionale. Qual era la somma che in pratica è venuta fuori da questa operazione? La somma è alta, si parla di 100, abbiamo ricostruito fatture false per un ammontare di 100 milioni di euro, di oltre 100 milioni di euro. Da Caserta è tutto, Lorenzo Applauso per Caserta Sera.it.